Buonasera a tutti e bentornati a questa lezione del corso che si intitola Pillole di R. E io sono Jacopo Cerri, sono borsista di ricerca presso l'Università di Torino. Se avete dubbi e curiosità sulle lezioni potete scrivermi a questa mail. Mi scuso perché ho notato con qualche giorno di ritardo, anzi mi è stato fatto notare, che nei materiali che erano stati preparati per la prima lezione c'erano veramente degli orrori di grammatica, proprio delle robe grossolane. Me ne scuso, insomma, queste slides dovrebbero essere più precise o almeno non contenere questi strafalcioni. Oggi parliamo di ggplot e di R-Markdown, ovvero un ambiente grafico avanzato per fare grafici in R e quella che è sostanzialmente un'estensione di R per creare reportistica integrata, quindi documenti con tutti i risultati delle vostre analisi. Ho anticipato questa lezione, questa doveva essere in realtà la quinta lezione, ho deciso di farla come quarta lezione perché nella prossima lezione parlerò della statistica bayesiana e quindi anche del test dell'ipotesi secondo l'inferenza bayesiana e per rappresentare gli output dei modelli è necessario utilizzare ggplot. Allora, anche l'occhio vuole la sua parte, fare grafici è molto molto importante in R e più o meno R ha tre ambienti grafici diversi. Quello che abbiamo visto nella prima lezione per l'esplorazione dei grafici è il cosiddetto Bayes, quindi quello con la funzione plot oppure con la funzione mosaic plot o con la funzione histogram, oppure la funzione bar plot. Poi c'è un secondo ambiente grafico che è Lattice. In realtà Lattice non è più tanto usato, era popolare fino a qualche anno fa come alternativa avanzata a Bayes e negli ultimi anni c'è ggplot2. Sono tre ambienti grafici diversi. Un buon sito che li rappresenta tutti e tre è questo che vedete qua in fondo nel link, che vi fa vedere come si genera il solito plot con tre ambienti grafici diversi. Allora, l'ambiente grafico di base è quello della funzione plot, per capirsi, è quello con cui abbiamo fatto gli esempi l'altra volta. È preinstallato in R, per cui non dovete installare altro. È molto facile da usare, è comprensibile, crea immagini principalmente in bianco e nero. E diciamo per fare rappresentazioni grafiche assolutamente di base va più che bene. Però ho grossi limiti, per esempio non è integrato con altri pacchetti. Vedremo per esempio che ggplot consente di fare map oppure plot interattivi. Ecco, con la funzione di base non si può fare. E ha grossi limiti grafici, nel senso che finché dovete fare una figura semplice e singola va bene. Quando dovete mettere insieme più plot è possibile, ma richiede parecchio da fare. Inoltre, anche la scelta, per esempio, dei colori e delle trasparenze diventa abbastanza complicata. E poi c'è ggplot. Allora, ggplot fa parte del cosiddetto tidyverse, un insieme di pacchetti che dovrebbero contribuire a tutto il ciclo di analisi dei dati, quindi dall'importazione con il pacchetto reader a diciamo la sistemazione del dataset con il pacchetto tidier, alla trasformazione dei dati con dplyr, broom e quest'altro che non credo di averlo mai usato. Io non uso molto questi qui per le trasformazioni perché hanno una sintassi leggermente diversa, secondo me non chiarissima, però per alcune cose funzionano bene. E poi ci sono pacchetti per fare modelli lineari e poi pacchetti per esempio come ggplot o ggmap per fare le mappe e poi alla fine la comunicazione è fatta con Markdown. Ggplot2 è spettacolare, nel senso che vi consente intanto di operare per layers, quindi per strati diversi, come se fosse un software grafico. È la base di molti pacchetti, ci sono tanti pacchetti diversi per esplorare residui oppure rappresentare gli effetti marginali dei modelli che si basano indirettamente su ggplot2 e poi può essere usato per produrre anche delle cose avanzate, per esempio le mappe. Ci sono pacchetti come ggmap che sono anche abbastanza fighi, però in realtà già le mappe per i dati reali, se sono proprio quelle base vettoriali con gli shapefile da colorare, si possono fare su ggplot, anzi io di solito le faccio lì. E poi può essere usata anche per fare l'animazione con un pacchetto che si chiama ggAnimate, se volete fare plot interattivi. Qual è il contro? Il contro è che è più complesso di plot, è molto più complesso di plot. E poi ha un altro problema, cioè richiede un formato di dati particolare, che è il formato long, lo vedremo dopo. Mentre Bayes, la funzione plot, quella classica, richiede il dataset così com'è. Cominciamo a guardare ggplot. Allora, ggplot è un pacchetto. Allora, per questa lezione noi sostanzialmente abbiamo tre dataset che erano quelli dell'altra volta. Carico i pacchetti, tra cui questo pacchetto che è ggplot2. Se volete installare ggplot, potete installarlo sia da singolo
che installando questo qui, installando tutto il Tidyverse, che è un insieme di pacchetti, ci mette un po', però ve li dovrebbe installare più o meno tutti e sei, tutti e sette. Allora, carichiamo il dataset dei coccodrilli marini. Vi ricordo che questo dataset rappresentava una serie di attacchi di coccodrilli marini, che è questo coccodrillo gigantesco che esiste nell'Oceano Indiano, che arriva anche a 6-7 metri, che mangia un po' di tutto. E questi attacchi riguardano le caratteristiche del coccodrillo, le caratteristiche del luogo e della data dove è avvenuto l'attacco dal 2000 a oggi, le caratteristiche della vittima, quindi il sesso oppure l'età, non per tutte, però per alcuni sì. E poi l'esito, quindi se l'attacco è fatale o non fatale, e la taglia del coccodrillo, che io poi ho diviso in classi. Poi abbiamo un secondo dataset, che è questo PC, che praticamente riguarda il Prochambarus clarki, che è il gambero della Louisiana, che tra l'altro in Italia è una specie allottona invasiva molto impattante, e invece rappresenta sostanzialmente la relazione tra la lunghezza in millimetri della coda, il peso in grammi, sia per gamberi maschi che per gamberi femmine. E poi c'è il cosiddetto dataset dei gatti grassi, che quello si trova nel pacchetto Boot, che rappresenta la relazione tra peso corporeo in chili e peso cardiaco in grammi di un campione di gatti domestici di sesso maschile, che io mi immagino essere sbonfissimi. Allora, cominciamo con uno scatterplot, così vi faccio capire un pochino le differenze. Cominciamo dai gatti grassi. Allora, intanto ci si allarga un pochino questa colonna, perché vi ricordo che R ha l'ambiente grafico, R Studio ha l'ambiente grafico qua in basso, mentre qua compaiono tutti i dataset che noi abbiamo caricato e per esempio mancano i gatti. Allora, lo scatterplot è il classico grafico cartesiano, diciamo, in cui praticamente le due variabili, solitamente continue oppure discrete, vengono rappresentate sulla x e sulla y, e le nostre osservazioni sono punti caratterizzati dal valore di queste due variabili. Questa è chiaramente una curva lunghezza-peso, cioè fa vedere come evolve la lunghezza in funzione del peso. Possiamo anche fare il contrario, ovvero come evolve il peso in funzione della lunghezza, però per capirsi, insomma, è questo. Diciamo che questa è la rappresentazione della lunghezza peso per i gamberi della Louisiana, maschi e femmine, non c'è nessuna distinzione. E questa funzione è abbastanza chiara. In realtà il pacchetto base di R è questo. Si possono modificare delle cose, tipo la taglia o tutto, però io mi sono sempre trovato bene con questa funzione plot. Viene usata anche per le grafiche di base. Con ggplot è completamente diverso. Allora, come funzionano i comandi ggplot? Allora, all'inizio bisogna invocare questo comando ggplot, preferibilmente con una parentesi vuota. Volendoci si può scrivere dentro quali dati utilizziamo, però possiamo scriverli poi all'interno dei vari comandi. Diciamo dentro il tipo di grafico che possiamo mettere all'interno di ggplot è rappresentato con un comando diverso. Per esempio, un comando che solitamente è geom underscore qualcosa, quindi geom è geometria underscore point, per un grafico tipo scatterplot, quindi per una geometria puntiforme. Poi bisogna riaprire la parentesi e dirgli quali dati vogliamo considerare. AS sono, tra virgolette, le variabili, quindi quale variabile noi associamo alla x e quale variabile associamo alla y. E poi dopo abbiamo la possibilità di chiamare, di assegnare delle etichette, per esempio agli assi, come alla x e alla y, oppure al titolo, esattamente come facevamo di qua, però la sintassi è un po' diversa. E questo è il risultato. Cioè, di default, voi vedete che le impostazioni standard di ggplot sono solitamente uno sfondo grigio con le osservazioni piene. In realtà il vantaggio grosso di ggplot 2 è che tutti i vari attributi sono parecchio personalizzabili. Per esempio, all'interno della geometria punto posso dargli delle forme diverse, posso dargli delle dimensioni diverse. Posso dire se i punti devono essere con fill, quindi ripienati di un colore, e con color avere il bordo di un colore diverso, e poi con stroke, per esempio, dirle quanto deve essere massiccio questo bordo. Vedete, per esempio, che io gli ho detto di farmi il bordo celeste con il dentro bianco e di farmi un bordo parecchio massiccio. Però se io cambio, per esempio, da shape 21 è questo doppio cerchio con il fuori e il dentro, io gli posso dare shape 5 e vedete che mi cambia, mi vengono sostanzialmente dei piccoli rombi. Oppure le posso dare shape 13 e vedete che praticamente vengono questi quadratini sostanzialmente. Ci sono tante, se andate su R, ggplot ha una serie di documentazioni fatte molto bene. Per esempio, vi faccio vedere ggplot, questo
questa qui, ve la faccio vedere adesso, ve la importo dentro. Ci sono intere pagine internet, interi siti internet con le funzioni fondamentali di ggplot2 e vi dice per esempio quali forme vengono associate ai vari numeri. E vi fa anche degli esempi per vedere come si possono modificare tutti. Io le uso continuamente anche perché è un ambiente grafico talmente complesso che è impossibile ricordarsi tutto a memoria. Poi potete anche cambiare via via l'aspetto di base. Io generalmente scelgo questo, mi piace fare un plot con lo sfondo bianco, quasi come se fosse un plot di Stata, è un altro software per l'analisi statistica. E diciamo che questo è il classico scatter plot singolo, però io potrei essere interessato a rappresentare la relazione tra lunghezza e peso separatamente nei maschi e nelle femmine. Vedete che questo è il codice necessario per farlo con l'ambiente grafico di base. Devo usare la funzione par per dirle sostanzialmente che voglio combinare più plot con una riga e due colonne. E alla fine però devo ridargli il valore di par 1,1, altrimenti tutti i grafici dopo vengono fatti a quel modo lì e non ci si capisce più nulla. Per cui io devo creare questa sintassi abbastanza lunga, devo creare sostanzialmente due plot diversi. E alla fine viene fuori qualcosa. Ora, questi grafici sono particolarmente brutti perché io non ci perdo tempo a renderli carini. Comunque vedete che è possibile anche colorarli in modo differente. ggplot qui comincia a staccare nettamente tutto il resto, nel senso che è possibile fare tutto questo senza dover scrivere due plot separati. Posso riusare JohnPoint, però all'interno di esse posso dirgli anche quale variabile è associata a fill, quindi al riempimento al colore dei pallini. In questo caso gli dico sex come se fosse un fattore. Ora in questo caso io l'avevo convertito prima e poi vedete che io posso dargli questo di default. ggplot mi assegna due colori diversi, tinge di questo rosa più intenso le femmine e tinge di celeste i maschi. Questa è la colorazione di default che ha ggplot. Penso sia stato creato da qualche biomedico, da qualche biologo, oppure da qualche scienziato sociale assegnando questi colori per definizione, ai maschi e alle femmine, però i colori si possono cambiare, insomma. Posso per esempio, farlo anche con due plot separati. Questo è interessante, c'è una funzione che si chiama faceted grid, oppure c'è un'altra che si chiama faceted wrap, in cui praticamente le dico faceted grid, cioè creami una griglia di più plot e questi plot vengono separati, io metto la tilde come se fosse un modello di regressione, da sex, cioè gli sto dicendo creami le colonne basandomi sulla variabile sex e mi vuole fuori una cosa del genere. Posso anche, vedete che è un po' più chiaro, insomma, lui me l'ha disaggregati, però questo è facile, in realtà non ho avuto bisogno come qui di scrivermi due plot separati, semplicemente con un comando lui in automatico me lo divide. Se invece di aver avuto il sesso, gli avessi dato il paese d'origine, come si vedrà dopo negli attacchi dei coccodrilli, lui me lo può dividere anche in 14, in 15 plot diversi, per cui è abbastanza parsimoniosa come sintassi. Posso anche dirgli di dividermeli per riga, in questo caso devo mettere sex prima della tilde e dopo dargli un punto. Vedete che funziona così, questo è il comando. Lui può crearmi anche un plot diviso semplicemente per riga. E poi, per esempio, a me non mi piace questa leggenda qui, perché so in realtà da questa etichetta qui a che significato è associato, e gli posso dare questo comando che è guides. Praticamente lui mi può nascondere tutte le leggende che io desidero. Vedete qua, lui mi può anche nascondere la leggenda. Io solitamente gli do questo. ggplot è fondamentale anche per le serie storiche. Per esempio, io posso creare, vi ricordate c'era DF che era il dataset dei coccodrilli. Posso creare un dataset tabulare in cui sostanzialmente lo associo, gli do, intanto ho sbagliato, diamoli names foo, gli dico che la prima si chiama year, l'anno, la seconda che è n, per esempio, e poi gli dico di considerarmi una variabile numerica. Io potrei rappresentare l'evoluzione della serie storica così, questi sono praticamente tutti gli attacchi di coccodrilli negli anni. Posso anche renderlo fatto un pochino meglio, posso dirgli con il comando xlab, non gli do nulla perché tanto è l'anno, è abbastanza chiaro, però con il comando elab posso dire che è il numero di attacchi, come evolve il numero di attacchi nel corso del tempo.
Volendo, questa è una cosa che si fa molto nell'analisi di serie storica, ma anche in econometria, posso rappresentare il tutto con una linea e vedete che, insomma, non è bellissimo da vedere, ma si capisce. Con ggplot gestire le serie storiche diventa quasi un piacere, cioè io posso creare un plot di questo tipo che è abbastanza chiaro, però per esempio riesco anche a gestire meglio l'osservazione. Per esempio, nel 2020 il valore è più basso perché questo dataset probabilmente non ha ancora tutti i dati del 2020 importati, il 2020 non si è ancora concluso, per cui viene più basso. Io gli posso dare questo comando che gestisco l'intero asse delle x dicendogli: considerami solo le osservazioni dal 2000 al 2019 e posso anche dirle quali anni rappresentarmi, senza dover agire sui dati e dover fare sottoinsiemi. Vedete che viene fuori qualcosa del genere, quindi posso unire addirittura l'elemento lineare con il punto. L'elemento lineare in questo caso, vedete come funziona l'architettura a layer, a strati di ggplot. C'è un secondo comando che è geomline, in cui esattamente come geompoint gli dico di aggiungermi un elemento che è una linea al grafico con le solite caratteristiche. Funziona per strati, nel senso la geometria che si trova in basso è l'ultima che viene aggiunta, quindi è quella che nel plot viene sopra. Vedete qui che per esempio i punti coprono la linea. Volendo, se io li scambiassi, viene fuori un grafico di questo tipo, in cui sostanzialmente la linea viene sopra il punto. Posso gestire anche l'ordine in cui appaiono e questa cosa è molto importante. Vedete così. Ora, in realtà, per grafici più complessi è necessario il formato long. In R ci sono due formati. Questo è il formato wide, è quello in cui praticamente ogni osservazione corrisponde a una riga, ogni unità osservazionale si dice in statistica, e poi gli attributi delle unità osservazionali vanno in colonna. Questo è il classico foglio Excel che quasi tutti avete. In realtà ci sono altri dataset che sono un po' diversi, tipo quelli in formato long. Nel formato long praticamente è tutto in verticale, cioè ci sono poche colonne possibili, in cui c'è una colonna per il paese, poi una colonna per il corrispondente valore di anno e poi una colonna con il valore che a me interessa. Solitamente quando ci sono molti elementi in gioco e molte combinazioni di elementi va messo tutto nel formato long. Quindi questo è il formato wide. Io ho creato una tabella con gli attacchi di coccodrilli negli anni divisi per i vari paesi. Vedete che è wide, quindi largo, va in larghezza, in colonne. Invece io lo devo trasformare in un formato long, e questo è il formato long. ggplot per grafici complessi vuole quasi solo formati long, ve lo dico subito. Però è possibile, per esempio, creare un grafico come questo, sostanzialmente come quello che abbiamo creato adesso, e per esempio posso dirgli di crearmi delle linee diverse per dei paesi diversi, quindi questa evoluzione degli attacchi nel tempo per dei paesi diversi, colorata in modo diverso. E lui mi genererà qualcosa del genere, che non è molto comprensibile, però insomma può essere informativo. Vedete per esempio che c'è l'Indonesia, che è questo paese che ha molti più attacchi di tutti gli altri, soltanto credo, non mi ricordo se la Malesia ci si avvicina in qualche modo. Comunque, in questo caso praticamente ogni linea corrisponde a un paese. Nella geometria linea devo dirgli le osservazioni della solita linea come sono raggruppate. In questo caso la mia variabile che mi raggruppa le osservazioni nella solita linea la controllo con questo parametro che è group, e le dico di usarmi il paese delle osservazioni per mettermele in riga e collegarmela con la solita linea. Allo stesso modo posso invece diversificare questo grafico e chiedergli di raffigurarmi una singola linea in un riquadro diverso. E vedete, come vi dicevo prima, con la funzione facetGrid lui è in grado di crearmi quanti pannelli io voglio diviso per paese. Diventa un po' difficile da interpretare, diciamo, quando ci cominciano a essere 6 o 7 pannelli, però a volte è chiaro. Uno dei più grandi vantaggi di ggplot è che può essere usato per gli effetti marginali dei modelli. Per esempio, prendiamo il dataset dei gatti grassi, in cui mi modello l'associazione tra il peso corporeo in chili e il peso cardiaco in grammi. Io voglio modellarmi in che modo questa associazione che c'è tra il peso in grammi, perché io vedo che effettivamente gatti molto grandi tendono ad avere un cuore molto pesante, e viceversa, gatti più piccoli tendono ad avere un cuore più leggero. Questa cosa generalmente si modella, vedete che queste osservazioni sono indipendenti perché il peso di un gatto è indipendente dal peso di un altro gatto. Sembra che la varianza delle osservazioni, quindi quanto sono distribuite, sia omogenea in tutto il gradiente. La varianza del peso cardiaco dei gatti è omogenea,
lungo il gradiente di peso corporeo. Per capirsi, questa associazione, questo pattern di punti ha una larghezza che più o meno è abbastanza costante. Se fossero distribuiti anche in modo normale, pesi cardiaci dei gatti, vediamo un po', io potrei modellarli con un modello di regressione lineare. Sembrerebbe di sì, comparando i quantili della nostra distribuzione di pesi cardiaci dei gatti con i quantili di una distribuzione gaussiana simulata, si vede che più o meno la distribuzione gaussiana la approssima abbastanza bene. Per cui modelliamoli con un modello di regressione lineare. Questo è quello classico in cui si assume che la mia variabile risposta sia distribuita in modo gaussiano. Quindi io vedo che praticamente questo è il mio output del modello. Per ogni aumento unitario di peso corporeo dei gatti, quindi per ogni chilogrammo extra che pesano, il peso cardiaco aumenta di 4,3 grammi più o meno 0,3 grammi. Quindi si vede che c'è un'associazione abbastanza chiara. Diciamo che questa associazione si può rappresentare anche come effetto marginale. L'effetto marginale praticamente è di quanto aumenta la variabile risposta per ogni incremento unitario del peso corporeo. Nei modelli multivariati poi devo tenere le altre variabili fisse con una media, per esempio, se sono continue, però per un modello univariato è facile e si fa con il pacchetto SJPlot. Vedete, ci sono un sacco di pacchetti che ormai producono gli effetti marginali. SJPlot mi fa vedere com'è la relazione tra peso corporeo dei gatti e peso cardiaco dei gatti, quindi mi fa vedere che la mia relazione è approssimata più o meno da questa relazione lineare con questo intervallo di confidenza. Ci sono pacchetti in realtà più raffinati, tipo ggEffect, che consentono anche di estrarmi gli effetti marginali come dataset. Per esempio, usa la funzione predict, che è quella che si usa al modello per prevedere il peso dei gatti, anche all'interno, il peso cardiaco dei gatti, anche all'interno dei valori che ho osservato. E ggplot può essere utilizzato per creare plot migliori, cioè qua vedete che io ho combinato lo scatter plot dei gatti con i risultati del mio modello di regressione, vengono fuori sostanzialmente così. Questi sono i valori, cosiddetta l'intrapolazione del modello, questi sono i valori che il mio modello prevede all'interno dei valori che io ho misurato. E vedete che questa relazione è lineare, quindi qua ci sono più o meno i miei valori previsti dal modello e poi c'è l'intervallo di confidenza intorno. Questo è il cosiddetto grafico degli effetti marginali. Si può produrre anche in modo leggermente diverso perché in realtà se la varianza è costante qua ci dovrebbe venire una specie di tubo senza larghezza, però questo è un modo. Vedete che ggplot partendo da un dataset come DAT che mi dice sostanzialmente quali sono i valori previsti dal modello nell'intervallo dei valori osservato, può essere usato anche per creare un grafico degli effetti marginali. Quindi questo è un modello, è un buon modello, insomma. E se, utilizzando GeomLine oppure GeomRibbon è quella cosa che mi crea questo nastro tipo un poligono che io lo uso per fare praticamente i singoli intervalli. Ve lo decompongo così lo capite più bene. Con asterisco in R si annulla il testo, per cui se io adesso giro questa parte di codice lui non mi vede più i punti. Per esempio con GeomLine posso praticamente, vi faccio vedere, con GeomRibbon io posso praticamente creare un poligono che mi rappresenta il mio intervallo di confidenza dei valori. Poi posso usare GeomLine così per fare una linea che è il valore medio previsto dal modello centrale, poi posso usare altri elementi chiamati GeomLine per creare il bordo di questo intervallo di confidenza, tipo il bordo inferiore e il bordo superiore. E questo è quanto. E alla fine viene fuori una cosa del genere. Poi, visto, posso anche aggiungere punti. Il fatto che si possano aggiungere punti è fondamentale perché consente veramente di contestualizzare l'output del modello che si è ottenuto rispetto alle osservazioni. Sembra una stupidaggine, ma fino a pochi anni fa non era così facile farlo, e invece rende molto importante la rappresentazione grafica del modello, soprattutto dei modelli non lineari, per capire poi qual è la forma che si adatta meglio ai pattern dei dati. Andiamo a vedere in breve gli ultimi 5 minuti R Markdown. R Markdown ve lo spiego così di passaggio perché insomma richiede parecchia più pratica. R
è un'estensione di R per creare report in HTML o in PDF, cioè consente di esportare le vostre analisi e di aggiungerci qualche testo in un report che poi condividete con i vostri colleghi. Praticamente funziona un po' come LaTeX, cioè non è come Word che scrivete il testo come appare, cioè voi compilate il testo attraverso uno script come R, per esempio. Non è che io R scrivo l'analisi, cioè io lancio l'analisi qui nello script e poi lo mi sputa fuori il risultato. E R Markdown fa uguale. È molto buono perché lo potete usare per tante cose. C'è, cioè, per esempio, un portale che si chiama Bookdown, adesso ve lo faccio vedere, che è questo. Bookdown praticamente consente addirittura di usare Markdown per scrivere libri, cioè ci sono tanti autori che scrivono i propri libri in R Markdown, anche libri buoni, nel senso se ne trova parecchi, e alcuni di questi libri vengono o resi gratuiti per tutti, per esempio questo è un libro scritto da uno della Princeton che lo vende anche su Amazon, insomma, che offre delle ricette per visualizzare i dati, e alcuni autori lo condividono anche gratuitamente, per esempio questo è un bel libro di statistica spaziale, si intitola, ora ve lo consiglio soprattutto per chi fa dati epidemiologici, Geospatial Health Data, è un libro che costa un'ottantina d'euro, io sto pensando di comprarlo, ce n'ho un altro che ho comprato da poco, ma questo è interessante, e l'autrice sostanzialmente ha creato tutta questa architettura di testo con Markdown e poi l'ha portata su un sito, consente anche di creare mappe interattive, è proprio un libro bello, insomma, vedete, con Markdown si riesce a creare tutto questo. R Markdown quindi ha una serie di vantaggi. Vedete che vi faccio vedere. No, bene. Adesso vi faccio vedere come funziona così rapidamente. Andate qua, per esempio, File in RStudio, nuovo file, per esempio, R Markdown. Voi lo aprite, decidete come chiamarlo. Chiamiamo Pocerri, per esempio, e i Blue Beaters, non so. E il mio titolo è lezione 4 e lui vi consente di scrivere un documento, una presentazione, Shiny che è un'interfaccia interattiva e vi dice come lo volete in Word, in PDF o in HTML, di solito gli do l'HTML e poi si apre con Firefox o con Chrome e lui mi genera questo. Vedete che è un documento compilato, cioè avete dei blocchi che sono questi, dove c'è il titolo e tutto. Dei blocchi di codice che voi aprite con questo comando e chiudete con questo, e poi dei blocchi di testo, per cui quando voi lo lanciate c'è un comando qua che è knit, knit significa fare la maglia, letteralmente, lui ve lo cuce, piano piano ve lo prepara, gli dite dove ve lo salva, per esempio è qua, lezione 4, lui prima ve lo deve salvare in RMD, poi lo lanciate e vedete che lui vi genera il report. E questo è il mio report di R Markdown, per cui lui mi crea un volume di testo, l'output di R qui e poi i plot. Questo è per esempio un plot piuttosto falso, piuttosto generale, ve lo mette così. Questo è utile per creare delle cose condivise con i colleghi. Adesso non vi faccio vedere com'è perché mi piacerebbe arrivarci nella parte finale del corso, però è uno strumento utile, per cui se dovete preparare, io lo uso quando faccio le mie analisi, invece che copia incollare tutto, soprattutto il codice di R fastidiosissimo su Word, con R Markdown si riesce a fare una cosa utile che poi viene condivisa per i colleghi. Vi faccio vedere com'è. Questo è sostanzialmente R Markdown, come funziona. Nella mia cartella di download che ci mette qualche minuto purtroppo ad aprire. Vi faccio vedere, lui vi genera due file, uno che è in RMD, che è il formato di R Markdown, e poi c'è un altro formato che è l'output che voi avete deciso di esportare. Se si va qui c'è la lezione 4 in RMD e la lezione 4 in HTML, che lui mi ha aperto per esempio anche con Firefox, si può aprire con qualsiasi browser internet. Niente, questa lezione era estremamente pratica, vi ho fornito gli strumenti che poi useremo nella prossima lezione per esplorare la statistica bayesiana e fare l'inferenza basata sulla ROP. Alla prossima e grazie dell'attenzione. Ciao ciao.